Era una serata molto tranquilla, nel senso che non ci aspettavamo notizie particolari. Ascoltavo la musica che il secondo canale radio di Varsavia trasmetteva nel consueto programma serale. Improvvisamente, alle 23:32, la canzone si interruppe e lo speaker polacco annunziò un comunicato speciale. Mi resi subito conto che qualcosa di importante stava accadendo in Polonia e così feci partire subito la registrazione. Qui è Radio Danzica. Annunciamo la disposizione di ordine pubblico, numero 1 del 15 dicembre 1970, promulgata dal Presidium del Consiglio regionale per lo stato di emergenza proclamato a Danzica, Gdynia e Sopot a causa della situazione in queste città. La disposizione, basata sulla legge del 25 febbraio 1954, è stata emessa per la difesa della vita dei cittadini e del patrimonio sociale e per la sicurezza e la tutela dell'ordine pubblico. Si ordina quindi il coprifuoco dalle ore 18 alle 5 del mattino seguente. Tutti i cittadini sono tenuti ad osservare i provvedimenti presi. Il Presidium del Consiglio regionale raccomanda ai cittadini particolarmente di rifornirsi di viveri nelle ore mattutine, in cui l'approvvigionamento sarà assicurato a sufficienza. Naturalmente, noi di Radio Free Europe, da Monaco, demmo l'annuncio dei fatti di Danzica a tutto il mondo, nelle varie lingue delle nostre trasmissioni. Intanto, nella stessa serata, registrammo anche un comunicato diramato da Radio Berlino Est. Lo speaker della Germania orientale parlava di morti e feriti a Danzica e giustificava l'operato della polizia, assalita, diceva, da sobillatori e teppisti, sui quali ricadeva la grave colpa di quanto stava accadendo in Polonia. Alle 7:30 di lunedì 14 dicembre, gli operai dei reparti S3 ed S4 nel cantiere navale di Danzica lasciano il posto di lavoro e in corteo attraverso il varco numero 2 del cantiere si avviano verso il centro della città. La folla degli operai, che protestano per l'aumento dei prezzi ai generi alimentari, diventa sempre più grande per l'arrivo di lavoratori di altri reparti. La polizia sopraggiunge immediatamente, ma i manifestanti reagiscono aprendosi un varco verso il cantiere nord, in cerca di altri compagni con cui manifestare per le vie di Danzica. Diverse centinaia di operai entrano nel Politecnico ed interrompono le lezioni. Ma gli appelli dei dimostranti rimangono inascoltati dagli studenti. Sono circa le 14:30. Usciti dall'università, gli operai si dirigono alla stazione radio e tentano invano di mettere in funzione l'apparato di trasmissione bloccato dai dirigenti. Alle 15:55 i dimostranti si scontrano violentemente con la polizia. Sono circa 3.000 operai che si dirigono verso la sede centrale del partito. Volano sassi e molti vetri vanno in frantumi. Gli scontri con la polizia durano fino a tarda sera. Si bruciano palizzate ed alberi di Natale. Alla televisione, Tadeusz Bejmin scongiura gli operai di non distruggere Danzica così amorevolmente ricostruita dalle loro mani.